Quasi esclusivamente beni di prima necessità, un piccolo pensiero, spiegano a Barletta, indirizzato a chi non potrà trascorrere le festività natalizie tra cenoni e scambi di regali. L'operazione Sorriso, organizzata dall'associazione Barlette Avest, coinvolge quest'anno l'istituto comprensivo d'Azeglio De Nittis. Docenti, alunni e collaboratori scolastici hanno contribuito con entusiasmo alla raccolta alimentare in favore di 50 famiglie disagiate. Non basta un'intera aula a contenere la solidarietà messa in campo da piccoli e adulti. E quest'anno sono veramente orgoglioso di dare un sorriso a 50 famiglie. È una cosa bellissima che io ogni anno credo in questo progetto e mi riesce sempre, perché grazie alla collaborazione di tutti i ragazzi che hanno preso anche entusiasmo a fare questa bellissima iniziativa. Chi sono queste famiglie? Le famiglie sono quelle disagiate, che purtroppo chi non ha lavoro, chi non può mettere il piatto sulla tavola, e ce ne sono tanti per motivi di lavoro, e chi c'è il lavoro è fortunato, ma è sfortunato chi non ha il lavoro. Festività dunque all'insegna della solidarietà, vissuta come momento altamente formativo, ma anche della grande arte e dei suoi capolavori. Il Natale della scuola De Nittis si ispira infatti a celebri pittori come Chagall e Van Gogh. L'Istituto Comprensivo d'Azeglio De Nittis si è preparato a queste festività natalizie, intanto con lo studio e l'approfondimento anche delle opere d'arte, per cui per esempio la produzione artistica del presepe ricorda un'opera pittorica, e questo perché è un modo per approfondire l'arte, ma anche agganciarsi al tema del Natale. In seno al Consiglio d'Istituto però abbiamo voluto tutto il Consiglio aderire ad altre iniziative di solidarietà, quali appunto l'Operazione Sorriso, con l'intento non solo di raccogliere materialmente alimenti da destinare a famiglie che sono in leggera difficoltà in questo periodo o durante tutto l'anno e magari con questo aiuto potrebbero sorridere un po' di più. L'intento è stato proprio quello di avvicinare i ragazzi e i bambini alla consapevolezza che ogni propria azione ha una conseguenza, e quindi educarli all'avvicinarsi alle associazioni che si dedicano al territorio, che si dedicano ai bisogni, che si educano anche al senso civico che deve permeare tutta la nostra attività educativa.